Ciao ragazzi, bentornati al mio canale. Come sempre ormai vi invito a dare un occhio al mio sito www.igorsardi.com dove ci stiamo espandendo con un forum nuovissimo e con persone altamente simpatiche, oltre che qualificate musicalmente, dove si può parlare di tutto in modo molto tranquillo, molto easy, senza obblighi, regole e niente. Quindi dateci un occhio. Magari trovate uno spazio divertente dove potete scambiare idee, domande, dubbi, chiarimenti in pace e serenamente. Fatto questa lunga ma doverosa premessa, continuo con le richieste che mi stanno arrivando di approfondimenti di argomenti, tecnica, eccetera, eccetera. Oggi voglio affrontare l'argomento del, diciamo, intitoliamolo non guardare la tastiera mentre si suona, o meglio, limitare gli sguardi mentre suoniamo. Perché questo? Perché, primo, quando si suona insieme agli altri è anche bello il contatto visivo. Quindi se quattro persone suonano, si guardano, si danno segni di ok, oppure si fanno segni per chiamare un finale, che ne so, oppure allunghiamo il solo. Si fa molto con gli sguardi, ok? Quindi, se invece gli altri quattro, facciamo finta della band, si guardano, noi stiamo lì così. Sto esagerando, però è una cosa che vedo spesso, quindi è una cosa che è bene chiarire. Bene, chiarine, vi do qualche consiglio perché secondo me poi se fate parte di quei bassisti che hanno un po' questo, chiamiamolo, vizio di guardare dove mettono le dita, giustamente per non sbagliare nota, per una sicurezza più personale, però ecco, se fate appunto parte anche voi di questi bassisti che hanno questo vizio, magari con qualche piccolo esercizio e trucchetto potete eliminarlo e poi stare meglio sul palco e suonare più liberamente. Altra cosa, quando si suona musica scritta, quindi abbiamo davanti uno spartito, se noi non siamo abituati a fare determinate cose indipendentemente da guardare o no la tastiera, ci troviamo, soprattutto per esempio quando leggevo a prima vista e dovevo comunque, avevo anch'io diciamo il vizio di guardare la tastiera o perdevo il segno, quindi andavo nel rigo dopo, sono cose che ero un po' avanti, diciamo, oppure diciamo, o sbagliavo nota, che leggevo, però non trovavo le note giuste, oppure era un casino. Quindi, col tempo mi sono esercitato, come tutte le cose, e ho trovato, diciamo, il giusto compromesso. Oltretutto, io suono tantissimo il basso fretless, e fortunatamente mi sono imposto, o meglio, il mio insegnante, quando ero ragazzetto, ho iniziato a suonare il basso senza tasti, mi impose, fortunatamente, di suonare senza guardare, di suonare un po' alla, diciamo, a strumento ad arco, diciamo così, classico, come un violoncello, eccetera, un contrabbasso. Quindi con le posizioni, con le diteggiature e non con gli occhi. Fatta questa premessa, vado a consigliarvi qualche simpatico esercizietto. Partendo come sempre dal semplice, per limitare, quindi non per eliminare del tutto, quello ci si arriva passo passo alla volta, ma per limitare gli sguardi sulla tastiera. Allora, se voi ci fate caso, un esempio mi fece proprio questo insegnante, non ricordo come se fosse ora, mi disse: prova a chiudere gli occhi e a toccarti il naso. Boom. Alla prima. Ora prova invece a suonare un fa con gli occhi chiusi
diciamo in prima posizione, comunque fa sul primo tasto della corda di mi, e poi quello al tredicesimo sempre della corda di mi, quindi l'ottava sopra in orizzontale. Boom, sbagliai subito. Dissi, come mai? Questi sono movimenti che ci vengono automatici e io penso che sia perché siamo talmente tanto abituati a farli. Comunque ci basta la coda dell'occhio per trovare il punto giusto, come se toccati l'occhio sinistro con l'occhio chiusi. Oppure sono girato così, ho diciamo la coda dell'occhio che non è che sto a seguire tutto il movimento della mano, da dove parte fino a dove arriva. Ok, né per questo né per il naso posso al limite con la coda dell'occhio aiutarmi. Questo succede anche nel basso. Io posso, ad esempio, qua, suonare due note nel range basso, quindi facciamo fa sol e fa sol, come detto prima, sulla stessa corda all'ottava sopra, quindi primo e terzo tasto, tredicesimo e quindicesimo tasto. Quello che vedo molto 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 spesso è fa è, quello che vedo fare è questo. Invece si può fare così, guardate. Ho già limitato questo e io, avendo gli occhi solo in questa porzione del manico, ho anche molta più facoltà di guardare altrove. Ad esempio, nei momenti in cui suono qui, posso guardare altrove. Sono esempi, però si limita l'attenzione de degli occhi sulla tastiera. Cosa ho fatto? Invece di guardare tutto il movimento, tutto il percorso, diciamo, della mano, guardo solo il punto di arrivo, quindi dove devo arrivare, quindi il mio obiettivo tredicesimo, quindicesimo tasto. Intanto do uno sguardo. Proviamo a fare un altro esercizio. Una nota sola, senza guardare, farla ottava bassa, ottava alta, salendo in modo cromatico. Okay? Quindi fa, fa, fa diesis, fa diesis, sol, sol, lentamente. Sto guardando la tastiera, però le note diciamo che l'ho prese tutte, quindi si può lavorare su una alla volta, ad esempio fa e fa all'ottava sopra. Si può iniziare guardando solo l'arrivo, come dicevo prima, invece di fare questo, lentamente sarebbe. Faccio questo. Fino a cercare di tenere gli occhi chiusi e prendere sempre la stessa nota. Che non diventa un automatismo, quindi il cervello si abitua. Come sempre, si può inventare un miliardo di esercizi. Io ho fatto l'ottava, si può fare anche la quinta all'ottava superiore, per esempio, fa e do. Riparto guardando solo l'arrivo, per poi non guardare più niente.
tanto si sbaglia, ma si riprende e si continua. Farli anche cromaticamente. Vedete, più o meno le prendo, ma non perché io sono bravo, perché abbia delle doti eccelse, semplicemente che sono stato tante ore sul basso, tante, 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 tante,
fatto suo, come quando respiriamo. Non stiamo a pensare, ok, ora respiro. Ok, ora respiro. Altrimenti non si farebbe altro nella vita. Un po', un esempio, non so se calza bene, però per dire che piano piano il cervello, poi come i muscoli, come tutto collegato insieme, lavora poi indipendentemente, diciamo, da quello che stiamo facendo, nel senso che trova il suo automatismo. E non c'è più bisogno, o almeno c'è bisogno meno, di guardare quello che si fa. Quindi gli altri esercizi possono essere appunto quinte, terze, quello che vi pare. Piano piano, chiudendo sempre di più gli occhi, divertendomi, riuscendo magari cercando di raggiungere qualche obiettivo, che ne so, cercate di fare sempre le cose con divertimento, nel senso anche quando si fa esercizi un po' noiosi, cercate di metterci qualcosa di vostro per renderli un pochino più simpatici, un pochino più divertenti. Un altro, l'ultimo anche perché so un po' come sempre mi allungo troppo, un altro esercizio carino è quello di fare le parte, oppure una sequenza di intervalli, oppure una scala frammenti, per esempio. Sol maggiore. Faccio questo. Sol la si. Ok, quindi terzo, quinto tasto del mi e secondo tasto del la. Poi la si do, la si do. Si do re, si do re, do, do re mi, do re mi. Eccetera, eccetera, fino a farlo a occhi chiusi, quindi. Questo vi aiuta anche, oltre a tutto il discorso che abbiamo fatto finora, anche a sviluppare l'orecchio. Che ora io sono su un basso con i tasti, ma già vi aiuta a sentire l'errore. Quindi se siete in semitono, diciamo un tasto, sbagliato, un tasto sbagliato, una nota sbagliata. Ancora di più quando poi, vedremo questi esercizi su fretless. Sentirete, svilupperete anche meglio il discorso intonazione, perché più si sente le stonature e più piano piano si correggono, quindi tutto un insieme di cose che fanno sì che un esercizio ne comprenda tanti argomenti insieme, quindi ottimizzare, quello che dicevamo qualche lezione fa, ottimizzare lo studio in modo da inventarsi degli esercizi che ricoprono più argomenti possibili, e qui si lavora quindi su fare arpeggi con diteggiature diverse, su fare sul discorso intonazione, sul discorso del non guardare la tastiera e via dicendo. Quindi è tutto materiale utile, fidatevi, anche se voi non avete situazioni dove dovete leggere lo spartito, ma vi assicuro che nella vita non si può mai sapere, quindi non date niente per scontato e non escludete niente soprattutto. Quindi ragazzi, come sempre trovate tutti gli esercizi che abbiamo detto
PDF allegato qui sotto. Poi se ci sono critiche, ben vengano, lasciatemi un commento invece del pollicino, cioè pollicino giù va benissimo, però se mi dici, se mi dite, mi dicete, sto per i parti, cameraman. No, se mi dite, guarda, sbagli questo, oppure questo potresti fare diversamente, oppure sta su con noi, scrivetemelo, perché il pollicino, sai, poi rimane lì dicendo cosa potrei migliorare. Invece se me lo dite, tanto non mordo nessuno, non picchio nessuno, quantomeno se non mi date fastidio, non date fastidio a chi voglio bene, io sono innocuo. Poi niente, vi aspetto come sempre alla prossima lezione, continuate a fare richieste e vediamoci sul forum, sul mio sito, perché ci divertiamo e parliamo liberamente. Vi aspetto al prossimo video.